Beh ragazzi, non so voi, ma io appena inizio a vedere qualche bella giornata di sole penso alle vacanze a stare all'aria aperta. E così ho pensato a questa miniserie in cui vi racconterò quali sono secondo me i 15 accessori tech da avere quest'estate. Partiamo quindi dal basso, ovvero con un budget che si aggira attorno ai 10 euro. È vero, non tutti quelli che vi farò vedere sono propriamente tech, ma scoprirete che il meno tech probabilmente sarà il più utile. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare, infatti, di tech non ha molto, ma credetemi, vi tornerà utilissimo. Parlo infatti delle borse per organizzare i cavi. Non so voi, ma io ultimamente quando vado in vacanza mi porto dietro un sacco di accessori tech, come power bank, action cam, casse Bluetooth, ma tutte queste cose hanno bisogno in qualche modo di essere caricate oppure collegate ad un computer con un cavo. Di conseguenza, per non dover buttare tutto insieme in valigia come ho fatto l'anno scorso, ho provato le due soluzioni più famose proposte da Amazon. Una è una normale pochette con una serie di tasche richiudibile con una zip. La costruzione è buona, anche se sicuramente un po' cheap. A dire il vero, la borsa non è poi molto modulabile ed inoltre le sue dimensioni sono tali da non permettere un facile alloggiamento di alcuni cavi più ingombranti o di altri accessori di cui non potrai fare a meno. Agendo sulla zip però la potrete richiudere, mettere in valigia e essere sicuri che i vostri cavi siano organizzati ed in più protetti anche dall'acqua visto che è impermeabile. Costo 10,99 euro. La seconda soluzione che vi mostro però a me è piaciuta di più perché è più originale ed in più costa anche meno. Si tratta infatti di una borsa davvero ben costruita e dal design estremamente bello. È composta da una serie di elastici che fanno da portacavi. Il bello è che essendo tutti di lunghezza diversa permettono di trovare sempre spazio anche per le cose più ingombranti, persino quando sembra che alla fine non ci stia più nulla. Inoltre mi permette di riuscire a farci stare anche le cose che nell'altra non ci stavano. La tasca posteriore con zip permette inoltre di mettere le cose che non vogliamo o non possiamo mettere nella parte frontale. Pensate, è possibile addirittura andare a riporre un tablet da 8 pollici. Viene inoltre fornita con un'elegante busta che è possibile usare anche quando siamo in viaggio. Insomma, avete capito che a me è piaciuta di più questa e sarà indispensabile per le mie prossime vacanze. Costa 8,99 euro e trovate il link per l'acquisto qui in descrizione come per tutti gli altri articoli di cui vi parlerò. Momento pubblicità, non vi siete ancora iscritti al canale? Perché non farlo? Se il video vi sta piacendo, cliccate sul pulsante rosso qui sotto, iscriviti così da non perdere le prossime puntate. Se per le prossime vacanze estive vi dovete recare all'estero in un paese dove le normali prese non funzionano come in Inghilterra o negli States, vi servirà un adattatore. Le soluzioni sono due, o andare dai cinesi e comprarne uno da 2 euro, oppure andare su Amazon e comprarne uno che costa un po' di più, ma è molto più bello e... Sì, ok, è fatto dai cinesi anche questo. I soldi in più però valgono decisamente il gioco. Questo adattatore universale, infatti, ha una costruzione eccezionale, plastica morbida e vellutata, solido e senza scricchiolii. È provvisto di un fusibile interno che quindi protegge in caso di sovraccarichi. Collegato alla presa si può verificarne la messa in funzione con un visibilissimo LED blu. La cosa però più bella è che oltre alla possibilità di collegarsi con una presa standard sono presenti due prese USB a cui collegare altre due cose in carica. L'uscita di queste due prese USB è da 5 volte 2,4 A, che quindi garantisce una velocità di carica standard. Sarà possibile così andare a ricaricare in contemporanea un telefono, un power bank e anche la macchina fotografica. Insomma, consigliatissimo se dovete andare all'estero e avete più cose da caricare contemporaneamente.
Ora invece vi mostrerò due oggettini che insieme arrivano a fare circa 8 euro e per me sono davvero indispensabili. Il primo accessorio è una ventolina che può essere collegata per esempio ad un powerbank o alla presa USB di un portatile. La costruzione, come per tutti gli altri Xiaomi, è davvero ottima. Buona plastica e connessione tra ventola e motorino solida, ben superiore ai prodotti di sottomarca che magari hanno anche lo stesso costo. Ha la possibilità di essere adattata alle nostre esigenze direzionando l'aria dove meglio riteniamo. Nella descrizione del prodotto si fa molto riferimento alla riduzione del rumore, ma alla fine, dato che il rumore è prodotto principalmente dalle pale, è similare a quella di altri mini ventilatori. Il volume d'aria mosso comunque è più che sufficiente a dare sollievo ad una persona anche se posizionato a circa 70-80 cm. Il consumo è davvero ridotto, permettendo il suo utilizzo per molte ore con una powerbank da 5000 mAh. Costa 3,60€ e grazie al suo ingombro estremamente ridotto la potrete mettere in borsa senza che vi dia nessun fastidio. Il portable LED di Xiaomi ha una costruzione del tutto similare alla ventolina, quindi abbiamo una presa USB, un gambo flessibile per adattare la direzione della luce e i LED. Dalla specifica di Xiaomi, poi i LED sono Osram, quindi di qualità, ed in effetti emettono una luce bianca molto naturale. La cosa bella è però che grazie al pulsante è possibile scegliere tra 5 diverse potenze, permettendo quindi di scegliere poi la potenza più adatta all'occasione. Questa costa circa 4 euro e credetemi, la troverete utile in moltissime occasioni, specialmente se avete intenzione di andare a fare campeggio da qualche parte. Per ultima cosa, non posso non parlare del Mi Portable Speaker. Non mi dilungherò molto anche perché l'ho già recensito e qui sopra potrete cliccare sul link che vi manda la recensione completa. Ma vi posso solo dire che per 11 euro non troverete uno speaker Bluetooth che suona meglio. Inoltre ha una buona autonomia, una buona potenza e un ingombro, come potete vedere, realmente ridotto. Inoltre anche qui la costruzione è buona, completamente in alluminio e può essere usato come viva voce Bluetooth. E voi avete altri accessori che ritenete fondamentali avere quest'estate? Consigliatemeli nei commenti qui sotto, si sa mai che mi venga voglia di farci una recensione. Come vi ho detto poi, qui sotto in descrizione trovate il link per l'acquisto di tutti i prodotti. Comprandolo dal link voi lo pagherete uguale, ma darete una piccola mano a questo canale. Vi lascio quindi ai messaggi subliminali di fine video che, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Ci vediamo domenica prossima, ciao da Daniele Pintus e dal canale You Can Buy.